dichiaro aperta la discussione e invito chi ha domande, passi avanti. Nessuno? C'era lui? Sì, io ci contavo. Grazie mille per la sua innanzitutto. Posso fare due domande di chiarimento, essenzialmente. Allora, riguardo il supernaturalismo, in particolare quello epistemologico. Abbiamo detto che il supernaturalismo epistemologico ritiene che ci siano appunto delle entità che non sono cogibili attraverso le mie varie leggi, dicesse delle forme razionali di comprensione. Okay. A tal riguardo, il concetto di forma razionale di comprensione è abbastanza particolare, perché allora a questo punto mi viene da chiedere, ad esempio, l'indagine fenomenologica, dove si situa in questo senso, perché da un certo punto di vista non ha nulla a che vedere con la scienza empirica di fatto, perché svolge una prospettiva in prima persona oggettiva, come lei scriveva anche in una slide precedente. Tuttavia, appunto, qualcuno, qualche naturalista la riterrebbe una forma irrazionale in questo senso. Penso che basti leggere qualche pagina di Husserl, del Sartre o Heidegger, perché non secondo che la razionalità è il punto forte, diciamo, di questo tipo di ragione. La seconda invece è un chiarimento. Quando ha parlato di Platone, che pone un principio verso questo percorso di importanza della soggettività, e a differenza invece di Omero, delle menti omeriche, cosa intende per questa cosa qui, soprattutto anche riguardo alle teorie di Julian Jaynes della mente bicamerale, perché addirittura Jaynes ritiene che in questa sua teoria un po' che non ha un riscontro empirico constatabile, però lui affronta la questione della mente cosciente dicendo che si può notare che negli scritti omerici sembra che i personaggi non abbiano una mente cosciente, ma siano guidati dalle voci degli dèi. Lui trasforma questo suggerimento, questa suggestione letteraria in una tesi forte, nel senso che qui dice anche ontologico, lui dice forse le persone prima guidate da dei meccanismi inconsci, poi sempre di più autonomizzate, sono venute a produrre da sé una coscienza, quindi si può parlare di un popolo umano che a un tempo non era cosciente, secondo lui disse che era una persona, cioè, una teoria molto molto discussa, però non so se abbia a che fare con qualcosa di riguardo alle menti omeriche di cui lei parlava o se è proprio tutt'altro. E la ringrazio per questi due ampi punti di riflessione. Quindi non è più attaccato, forse dobbiamo... Sì, no, è acceso, solo che probabilmente c'è bisogno che sia più vicino, oppure lo prendi... Sì. Così si sente? Ecco, benissimo. Allora, riguardo alla prima questione, quella del supernaturalismo nella variante epistemologica, secondo la quale... appunto, il criterio dice che una posizione si qualifica come supernaturalista in senso in senso epistemologico, se fa appello a modi di comprensione, di spiegazione che appunto trascendono forme razionali di comprensione. Ecco, la ringrazio per la domanda relativa a questo punto, perché questo mi consente di chiarire in modo più dettagliato questo aspetto, che è rimasto probabilmente abbastanza implicito nella slide che ho mandato. Lei parlava dell'approccio fenomenologico, appunto, il cui padre fondatore, come sanno gli studenti di filosofia, è appunto Husserl. Ora, il metodo fenomenologico, così come delineato da Husserl, parlo dell'Husserl diciamo prima della
della fase trascendentale, ecco. È sicuramente una metodologia molto in linea con il naturalismo liberale, nel senso che il modo di comprensione, il modo di studio dei vissuti esperienziali che Leibniz, che Husserl propone, non si qualifica certamente come una metodologia che si contrappone ai metodi razionali di analisi. Non solo non è contrapposta, ma credo che la tradizione fenomenologica, da Husserl, Sartre, Merleau-Ponty e via dicendo, ha proprio messo in campo, per quanto riguarda lo studio del soggettivo, una metodologia oggettiva, diversa però da quella che si può trovare all'interno delle scienze della mente, proprio per la sua adesione al punto di vista in prima persona. Quindi la fenomenologia tenta una impresa titanica, quella di fornire uno studio oggettivo del soggettivo, tanto quanto tentano di fare le scienze della mente. Ma attenzione, la differenza principale è che questo studio oggettivo del soggettivo viene fatto in modo da conformarsi alla natura dell'oggetto di studio, appunto la soggettività. E questa conformità si sostanzia nell'adozione del punto di vista in prima persona, appunto nell'analisi del... certo, chi fa fenomenologia sa benissimo che il punto di vista in prima persona non è quello del soggetto empirico, ma mai del soggetto che appunto ha compiuto l'epoché, che è in grado di cogliere l'essenza. Io non sono una fenomenologa, quindi probabilmente non ho una terminologia veramente precisa a riguardo, però rispetto al punto che lei ha sollevato, mi sento di dire che il metodo delineato all'interno della scuola fenomenologica non ricade assolutamente all'interno del supernaturalismo di tipo epistemologico e rappresenta, qui dico la mia al riguardo, secondo me una strada molto proficua per l'analisi appunto dei fenomeni mentali. In realtà, come magari lei saprà, ci sono anche tentativi di mostrare come questa oggettività derivante dal metodo fenomenologico possa essere addirittura spiegata in termini neuroscientifici, ecco, ed è questi sono i contributi che originano recentemente da quella che si chiama la neurofenomenologia, che comunque cerca di mantenere questo approccio appunto in prima persona. E per quanto riguarda la seconda domanda, che è veramente molto molto ampia, io devo confessare che l'autrice Julia James è uno psicologo degli anni 70, quindi non è Giulia, Julian, ecco, che parlava della mente bicamerale. Ecco, a me non piace bleffare, io quando alcuni autori non li conosco, non li ho letti, per onestà non voglio bleffare e dico che non conosco il contributo di questo psicologo, quindi degli anni 70. Però a prescindere da contributo, non so esattamente che cosa intendesse con bicameralismo nella mente. Ecco, semplicemente questo. Ma non... Prego. No, no, le coerenze cerebrali sono un po' diverse da quello che so io, di James. Cioè, il fatto che le coerenze omerici, di quelli cittadini, sentissero le voci, vedessero di idee specifiche, non era solo un fatto poetico di descrizione, era un fatto di realtà. Che vuol dire? Che il cervello elettrico, cioè che questo vista, si equivalevano, quindi sentivano effettivamente quelle cose, vedevano. Poi con Platone, successivamente, questo aspetto qua come pensiero magico, basta pensare al pensiero magico,
no? Mm-hmm. Uno vede, sente così via. Questo è persistito di una cosa, no? Ma nel compartono poi prevale il sinistro da ragione. La distinzione fondamentale di Candelare è questa. Cioè, non è che si inventava poeticamente un libro di questa roba, descriveva quello che succedeva, quello che si questo è il discorso della Candelare. Sì. Che forse si avvicina a quello che più recentemente viene caratterizzato come split brain, però è una patologia in questo caso, dei cervelli divisi. Adesso non è, io ho presente nel dibattito contemporaneo queste riflessioni sugli split brains, quindi sui cervelli divisi, in cui appunto credo che ci sia una... viene tranciato il corpo calloso, credo, no? Che connette due, se dico delle sciocchezze mi corregga, che immagino lei ne sappia più di me di queste cose, però ecco, penso che ci sia questa separazione del corpo calloso che determina un'autonomia dei due emisferi e viene tra l'altro in un caso patologico, in certi casi è un'operazione che viene fatta proprio per curare determinati determinate patologie dei soggetti. So che rispetto a questo sentir voci, sapete che il tema del sentir voci è un tema che si collega agli aspetti appunto della schizofrenia, uno dei tratti che caratterizzano i soggetti schizofrenici, che appunto hanno allucinazioni acustiche, visive, uditive, sentono voci e la cosa che caratterizza questi stati patologici è non soltanto il fatto di sentire voci non proferite, ma di percepire queste voci interne come una sorta di, come qualcosa di analogo al soliloquio che noi, diciamo l'inner speech, il discorso interno che noi, che costituisce l'accompagnamento verbale silenzioso dei nostri pensieri. Ecco, questi soggetti percepiscono queste voci che sentono con, ovviamente con la mente, come non appartenenti a se stesse, quindi come se ci fossero come se ospitassero dei pensieri che non considerano propri. Ora, noi normalmente quando pensiamo abbiamo un senso, si chiama tecnicamente di ownership, di possesso, di sentiamo i nostri pensieri come nostri e questa qualità di sentirli come nostri è quello che caratterizza la vita normale di un soggetto. Ecco, nel caso invece dei soggetti patologici, in particolare quelli schizofrenici che sentono voci, queste voci vengono percepite come provenienti, diciamo, da una soggettività altra da sé, quindi si crea questo dissidio, diciamo, interiore. Ora, so che alcuni hanno sostenuto che proprio rispetto alla conformazione, alla concezione omerica della mente, che in realtà questo sentir voci poteva essere proprio inteso nel senso della schizofrenia, ecco, come lungo le linee di cui vi ho spiegato. A me sembra una posizione un po' estrema, se non penso, credo che l'incidenza della schizofrenia anche, diciamo, non so esattamente quale sia l'incidenza della schizofrenia sulla popolazione normale, ma credo che sia molto bassa e mi sembra un po' improbabile che avesse un'incidenza così ampia, diciamo, ecco, avesse un'incidenza così ampia, però si può, quando si parla, quando Taylor ad esempio dice che Platone compirebbe un passo avanti rilevante nella caratterizzazione della concezione di mente quale noi oggi la conosciamo, unificando in un qualche modo l'ambito del mentale, fa riferimento prevalentemente alla idea che la mente viene percepita come unificata da un principio, ovvero c'è qualcosa come un marchio del mentale. La mente non è un ambito disomogeneo in cui ci sono appunto suddiviso, per dire, in che qui non riguarda la divisione tra i cervelli, riguarda proprio un discorso che riguarda le abilità, le capacità, non tanto
quella che è la, la base fisica che implementa le varie capacità che noi, le capacità mentali, ecco. Quindi parlare di omogeneità, Taylor, parlando di omogeneità, fa riferimento a livello non fisico dell'implementazione, ma a livello delle nostre capacità mentali, e dire che sono, che da Platone in avanti la mente viene concepita come un ambito unitario, è dire che queste abilità vengono, le abilità che caratterizzano l'avere una mente, vengono intese come diciamo, caratterizzate a partire da un tratto unitario, ecco, che per qualcosa che le unifica, che le tiene assieme, ecco, per Platone era la ragione, Cartesio dirà la coscienza, oggigiorno, diciamo, chi difende l'idea che il mentale è un ambito unitario si divide tra chi dice che è l'intenzionalità, chi dice che è la coscienza. E però sono presenti anche posizioni che, quelle che si chiamano la concezione del mentale come costituito da due ambiti separati, che divide nettamente, come dire, l'ambito delle fenomeni mentali che hanno un accompagnamento qualitativo come le emozioni, gli stati d'animo, il dolore, e l'ambito invece che riguarda i pensieri, le credenze, quindi gli stati cognitivi di ordine superiore, che non avrebbero invece questa dimensione qualitativa soggettiva. Però questo quadro, che si chiama tecnicamente la concezione dei due two realms conception, quindi la concezione dei due regni separati, la mente divisa in due settori, non credo che coincida con il bicameralismo, che fa riferimento invece neppure con gli split brains, che fanno riferimento invece ad una divisione per quanto riguarda le strutture cerebrali e poi neurologiche che sottendono le nostre abilità cognitive e mentali in generale. Ma c'è un punto comunque. No, per rimanere in quest'ambito, c'è un punto che va affermato con forza, secondo me. Cioè, fino a poco tempo fa c'erano intere popolazioni che vivevano col pensiero magico, la cultura magica. Adesso non possiamo dire che questi che divassero o che passano fuori dal mondo. Che cosa vuol dire pensiero magico? Vuol dire avere una visione del mondo in cui tu avevi un orizzonte, hai certi di avere un orizzonte, di stare in quell'orizzonte per avere sicurezza, di stare al mondo, nella natura per avere sicurezza, e avere un'identità. Questo è il pensiero magico, no? Questo qua introduce, però introduce al discorso che deve fare, che sta cercando di fare, cioè la coscienza di sé, l'identità e così via. In quelle società cosiddette primitive, fino a poco tempo fa, c'erano anche nel sud Italia, dappertutto, questo pensiero così rendeva, come dire, dava una ragione alla vita della persona, si sentivano sicure, avevano un orizzonte, avevano un orizzonte preciso. Questo stare in questo orizzonte. Questo è il discorso di stare al mondo. Noi siamo fatti per stare al mondo, il nostro cervello, quindi guardando il cervello, giungendo il cervello, è fatto per stare al mondo. Cioè tutti i centri di Sini, sono fatti per stare al mondo, i centri di Sini sono enormi nel nostro cervello. Allora, se non si parla di questo stare al mondo, e quindi riumanizzare la natura, come lei diceva, e così via, non ci capiamo. Non bisogna pensare comunque che adesso noi capiamo che quelli che hanno il pensiero magico è lo stesso bisogno che avevano, stare a noi. E come starci? De Martino, presente l'antropologo, no? Mm-hmm. Quando descrive la società destinata o le tarantate, devono stare al mondo. Okay. E forse devo anche rispondere, sì, però, sì. O comunque fare un commento. Sì, no, ah, credo che il discorso che lei sta facendo vada inquadrato all'interno di un quadro, diciamo, nel quadro della teoria dell'evoluzione. Avere una mente per le creature dotate di mente consente alle creature in questione di essere più adatte, diciamo, quindi la funzione del
adattamento all'ambiente e alle necessità che l'ambiente pone. Ora, io sono d'accordo con lei che all'interno di certi diciamo, contesti che lei ha qualificato come primitivi, il pensiero magico, la mente magica, la mente che incanta la realtà, no? Incanta, mentre la scienza disincanta, il pensiero magico incanta la realtà, ecco, quel modo di pensiero può essere funzionale a quelle che sono le esigenze delle persone di quel determinato contesto e svolgere, diciamo, quella che evoluzionisticamente è la funzione della mente, di adattare la creatura alle esigenze dell'ambiente. Quindi sono d'accordo con lei che non è corretto diciamo, squalificare il pensiero magico o incantato, mi piace più dire, rispetto, diciamo, ad una concezione più rispettabile di mente. E sono due modi diversi di essere nel mondo, possiamo dire. Viene detto avere una mente e avere una prospettiva. Avere una prospettiva è essere nel mondo. Ora, il soggetto portatore di pensiero magico sta in un mondo molto diverso dal mondo in cui sta lo scienziato, d'accordo? E, è un mondo che condivide con gli altri, i suoi simili della comunità di riferimento. Ecco, il problema che si pone è quando quel mondo viene a confrontarsi in contatto con l'altro mondo. Allora, tutto il percorso che ho cercato di fare, che in qualche modo va anche nella direzione del reincantamento, diciamo, della natura, vuole forse anche mettere in campo una nozione di mente, adesso forse non così incantata, che poi gira le spalle a ciò che dice la scienza, però che fa spazio anche a aspetti che riguardano, come dire, quella che è il mondo in cui come dire, ci troviamo prima di essere intrisi di cultura scientifica, di cultura di nozioni, di pacchetti di conoscenze, il mondo del bambino, anche se vogliamo, quindi aprirsi anche di quello che deve fare una madre quando si trova a gestire il proprio pargolo e deve un po' stare al gioco, no? Quando il bambino è così felice pensando che arriverà Babbo Natale, la mamma che cosa fa? La mamma scienziato dice Babbo Natale non esiste, ma la mamma è complice, diciamo, di questo pensiero magico che il bambino manifesta, riconoscendo il ruolo che questo pensiero magico, in questo caso del bambino, svolge nella sua vita, gli dà entusiasmo e quindi, insomma, siamo a contatto col pensiero magico molto più frequentemente, pensiamo appunto al rapporto con i figli piccoli e i nipoti. Mi collego a quello che diceva l'amico Vittorio, no? Un'espressione che ha usato, che mi ha piaciuto molto, un'espressione che è di Merleau Ponty, essere al mondo, no? Un essere al mondo che è, come dire, un richiamo, no? A cui siamo chiamati costantemente, di una solidarietà che è pre-soggettiva, che è situazionale, e che forse ci può dare un po' uno stimolo a riflettere su quella prospettiva in prima persona che è stata l'oggetto, diciamo, concettuale di questa relazione. Nel senso che quando noi siamo al mondo, siamo direttamente, quindi, gettati in una relazione e siamo già direttamente in una prospettiva in seconda persona, cioè siamo già in una situazione dialogica, no? Non siamo da soli, siamo in un mondo, siamo quindi in una situazione dialogica, prospettiva in seconda persona. Allora, questo tipo di suggerimento
potrebbe essere qualcosa che ci può aprire anche un'ulteriore riflessione rispetto alla prospettiva in prima persona, no? Di cui si è parlato, a proposito della mente. A proposito della mente. Cioè, la mente che si fonda in una prospettiva in prima persona, come che assurge a sentirsi come presenza nel mondo, no? È un percorso particolare, anche concreto, questo è quello della mente incarnata. Cioè, dove la mente incarnata è la mente che sente il bisogno di sentirsi corpo, no? E però questa mente incarnata può richiede poi anche un pensiero di tipo differente. C'è un pensiero un po' chiasmatico, quindi richiamo ancora meglio con T, nel senso che la mente incarnata è da una parte quindi la mente del corpo, ma anche il corpo della mente. Cioè, la mente del corpo significa il corpo che può pensare. Il corpo della mente è la mente che ha bisogno proprio di una sua corporeità per esserci nella situazione, no? Ecco, un po', allora, scusa, la stessa facendo un po' lunga. Allora, questa mente, che in quanto mente incarnata, assume questa ambivalenza, no? Di una mente che è il corpo, di un corpo che è anche mente, questa ambivalenza. Questa ambivalenza diventa un principio di pensiero dialettico, no? Di un'ambivalenza in cui siamo fin dall'inizio, no? Dove quel corpo, che è il corpo vivente, che è anche mente, no? È quel corpo che io sono, quindi che mi riconduce alla prospettiva di una persona, ma anche quel corpo che io ho, che uso, che mi riconduce alla prospettiva in terza persona, che si fa un anello di congiunzione, no? Chiasmatico, dialettico, fra sé e me. La ringrazio anche per questo intervento che mette in campo temi molto importanti di cui io qui non ho trattato. Io ho parlato di mente in modo molto generico e lei giustamente sottolinea da una parte la correlazione tra mente e corpo, dall'altra quella tra diciamo, prima persona e seconda persona, il mio mondo, il nostro mondo. Riguardo al primo punto, io non sono entrata nei dettagli, in realtà sappiamo, lei sa sicuramente, che l'approccio, quello che si chiama embodied, no? Incorporato o incarnato della mente, della cognizione, è un approccio molto presente all'interno della filosofia della mente contemporanea. Ed è considerato un passo in avanti rispetto ad una concezione, quella che era del modello classico computazionale, che vedeva la mente molto sull'analogia del computer, no? La mente è come il software, il cui hardware è il cervello. Ecco, questa concezione molto disincarnata che caratterizzava la filosofia, le scienze cognitive di prima generazione, è stata ampiamente superata all'interno di approcci scientifici che in realtà vanno ad attingere proprio a quella tradizione filosofica, in particolare appunto gli autori della tradizione fenomenologica, che hanno insistito sull'imprescindibilità della corporeità nella caratterizzazione dei fenomeni cognitivi. Pensiamo anche solo alla percezione, un soggetto che non si muovesse non potrebbe neppure percepire, e se percepiamo è perché abbiamo un corpo appunto che si muove nell'ambiente. E sicuramente quindi la dimensione del corpo è una dimensione molto importante da tenere in considerazione. E, corpo inteso come corpo vissuto, non nelle due accezioni, il corpo proprio non quello del cadavere, è il corpo vivente che rende manifesto nella sua dinamica, insomma, è la mente che si mostra nel corpo del vivente. L'altro aspetto altrettanto importante riguarda la dimensione intersoggettiva.
Io ho detto avere una mente, avere una prospettiva, avere un mondo, il mio mondo. Ecco, il mondo in cui il soggetto dotato di mente si colloca non è un mondo solipsistico, non è il mondo in cui c'è soltanto il soggetto. In realtà il mio mondo è sempre il risultato di una sorta di triangolazione tra me, un altro soggetto che come me è portatore di un punto di vista, e un oggetto o comunque una situazione della realtà che ci è data. Ed è solo in questa interazione, diciamo, tra l'io e l'altro da sé, e dalla loro convergenza, dalla convergenza dei loro punti di vista su qualche cosa di unitario, che si può dire di avere presa su un'unica, di avere un mondo del noi, che il mio mondo diventa il nostro mondo, proprio nella misura in cui i miei occhi e i tuoi occhi si intersecano nel coglimento di una datità che è per noi. E quindi molto importante questa osservazione che lei ha fatto, che va nella direzione, diciamo, di estendere questa mente individuale verso la mente sociale, quindi passare dalla intenzionalità individuale all'intenzionalità collettiva, che tra l'altro è alla base delle nostre interazioni. Noi riusciamo a compiere molte delle nostre attività che prevedono appunto l'interazione con i nostri simili attraverso questa capacità di coordinamento delle nostre menti su un obiettivo comune. E quindi nel momento in cui agiamo assieme agli altri nel realizzare qualche cosa, non siamo una mente individuale, siamo una mente collettiva, fatta dalla mia mente, dalle vostre menti, che assieme, anche quello che stiamo facendo qui ora, insomma, si è creata una mente collettiva, che non è che a legge, insomma, è il risultato delle nostre, dell'interazione tra di noi, e che appunto ci consente di fare quello che stiamo facendo. Ad esempio, lei pone una domanda a me, io rispondere e capirci e conseguire un obiettivo comune. La ringrazio per questi punti molto importanti. Sono qui connessa e non ho la forma di conoscenza che mi permette di interagire su questo tema, dico però spontaneamente. Allora, mi chiedevo se c'è, veniva da porre la questione dell'errore. Errore. Allora, riassumo un po' vedendo che allora la mente è una macchina, è natura fondamentalmente, è quella cosa che funziona, un albero e così via, no? Che ha come prodotto il pensiero. Il pensiero è quella cosa, quel prodotto della mente che è tale perché ha un oggetto, provo a riassumere, no? L'oggetto, in questo caso non è quel vaso lì, però in realtà sappiamo che non è quel vaso lì, è l'insieme delle sensazioni, percezioni per cui io, ok? Quindi il momento del mio pensiero poi, quindi, è questo PPP che è interessante. Al punto di vista in prima persona, sì, quel PPP lì. La realtà che cos'è? Non è altro che il punto di vista, no? Il punto di vista in prima persona, che cos'è la realtà, ciò che io percepisco della realtà, insomma. Te lascio concludere. Sì, vado, ecco, nel momento in cui io sono in questa posizione, è come se io, analogia, fossi di fronte a un grande pop-up, io non posso abbracciarlo tutto, neanche abbraccio solo una parte, però per il mio limite devo pensare che è quello. Può succedere per un qualsiasi quid che questa prospettiva improvvisamente si crolla come un gioco di Lego dei bambini e ne salta fuori un'altra prospettiva, no? Quindi quello che io vedevo in un modo lo vedo in un modo totalmente diverso. Allora, detto teoricamente così, può avere anche del fascino, applicato sul piano dell'esperienza della realtà, ha a che fare con gli errori, e esistono vari tipi di errori. Io provo a riassumere quello che posso aver capito io, e lei mi conferma se ho colto il suo punto. Allora, noi siamo legati ad una prospettiva che è sempre diciamo parziale. Lei ha fatto il bel esempio dell'albero così grande che non può essere abbracciato. Esatto, sì. Potremmo, diciamo, se non avessimo una prospettiva,
ecco, possiamo pensare cosa sarebbe la nostra vita. A volte si dice il punto di vista dell'occhio di Dio, Noi, a differenza di Dio, noi abbiamo una prospettiva che è sempre parziale, non è a 360 gradi. Questo intendetelo non solo per quanto riguarda la metafora del vedere, non solo per quanto riguarda la percezione, ma anche il pensare. Il mio pensiero è sempre limitato, abbraccia sempre solo una porzione. Il punto di vista, come si dice tecnicamente, Negri che parla di il punto di vista dell'occhio di Dio, abbraccia a 360 gradi la realtà. D'accordo? Allora, se ho capito bene, il punto che lei voleva sollevare, che riguardava il tema dell'errore, è, allora, il punto di vista è sempre parziale, può essere modificato, può essere cambiato, e è come se fosse un filtro attraverso cui la realtà, per quanto una pezzettino e non tutta, può passarmi. Come posso essere sicura che questo punto di vista mi restituisca la realtà quale essa è? Piuttosto, anche se una sola porzione, un solo pezzettino, piuttosto che una mia creazione privata, quindi qualcosa che riguarda soltanto me. Come posso sbagliarmi? Per sbagliarmi, nel cogliere la realtà, devo avere un confronto con qualche cosa che non dipende da me. Posso dire, mi sono sbagliata perché a pensare che fosse presente una signora con l'abito giallo, perché in realtà nessuna signora con l'abito giallo è venuta alla conferenza, e magari per uno strano gioco di luce io per un certo momento ho avuto l'impressione che ci fosse nella sala una persona con un abito giallo. Ecco, mi sono sbagliata, quindi la mia prospettiva è caduta in errore. Per poter dire che cado in errore, devo avere la garanzia che la realtà, come dire, mi faccia da tribunale rispetto a quello che io posso cogliere nel mio pensiero, che mi dica no, qui stai sbagliando, perché le cose non stanno come tu pensi che stiano dalla tua prospettiva. Ma come uscire da una prospettiva? Da una prospettiva non possiamo uscire, abbiamo detto. Dovremmo fare questo passo, no? Raggiungere la visione a 360 gradi, ma non è diciamo qualche cosa a cui noi possiamo arrivare. Quindi quello che si verifica è un continuo adattamento del nostro punto di vista, e ciò che ci garantisce che questo punto di vista ci restituisca qualche cosa che è indipendente da noi è il confronto intersoggettivo, e qui ritorna il punto sollevato dal signore precedente. È questo confronto con gli altri che ci restituisce una concezione oggettiva della realtà, che ci dice sì, ciò che vedo è sempre dalla mia prospettiva, ma posso confrontare quello che mi è dato con quello che è dato agli altri, e se c'è convergenza a livelli diciamo abbastanza cospicui, possiamo scommettere sul fatto che non siamo all'interno di un sogno, nel sogno, no, del l'allucinazione. E quindi non so se ho risposto. Allora. Altre domande? Quindi esiste una prospettiva oggettiva? Come faccio ad avvicinare a una prospettiva oggettiva delle cose? Solo in maniera scientifica? Allora, come ho detto, la... Cioè ci sono sempre due punti di vista, quello oggettivo e quello soggettivo, o sbaglio? Possiamo dire che diciamo, la prospettiva oggettiva può essere concepita come la risultante delle prospettive soggettive che risultano convergenti. E questo modo di intendere l'oggettività della prospettiva non prescinde dall'aspetto, diciamo, in prima persona, ma lo accoglie. Quindi la prospettiva oggettiva è, può essere pensata come la somma del mio vedere, del tuo vedere, del vedere di quell'altra persona, nella misura in cui c'è convergenza. Okay.
si dice in molti modi anche la democrazia, no? Altre domande? No? Allora possiamo salutare, congedare e ringraziare soprattutto la nostra ragazza.